sappiamo, domani avrà con ogni probabilità il suo nuovo direttore sportivo, che poi in realtà è quello che aveva scelto prima di costringerlo quasi a salutare prima del tempo. Sì, perché ci è voluto un colloquio chiarificatore tra Giorgio Repetto e Luciano Campitelli per far accendere forse definitivamente la luce verde del semaforo, che per ora rimane ancora sul giallo e non sul rosso, ad esempio, come nel bilancio del diavolo. Un buco da ripianare entro fine giugno per poter dire, dopo il playout con Lumezzane, di avercela fatta veramente. Cifre importanti, ma si sa, il Teramo con il budget in questi ultimi due anni ha fatto un po' come la cicala. Non ha messo nulla da parte e ha costruito ancor meno. Ed ecco spiegata la rivoluzione estiva. Si completerà finalmente? Tutti gli indizi portano a credere che dovrebbe risolversi, ma almeno lasciateci il condizionale. È strano, a 15 giorni dalla salvezza, avere già il fiato corto. Ristrutturazione della rosa, individuazione dell'allenatore, ancora nulla sotto il sole. Forse domani, però, ci sarà il direttore sportivo. Le domande avremmo volute farle proprio a Luciano Campitelli, che stasera doveva essere con noi e con voi per chiarire. Ci aveva chiesto di attendere il 13 giugno per l'incontro, incontro a cui però ha preferito non partecipare più. E allora, se vi fidate, qualche risposta proveremo a darvela noi, per quello che ci è dato sapere, per quello che il nostro lavoro ci consente di capire. Per le risposte presidenziali, invece, magari basterà attendere solo qualche giorno. Avrà modo Campitelli di spiegare perché si è arrivati a un passo dalla rottura con Repetto, del perché è ancora in silenzio stampa, ma non sempre. Dei motivi che lo hanno spinto a spendere una fortuna nelle ultime due stagioni senza raccogliere nulla. Del perché, soprattutto, una parte della tifoseria continua a chiedere a gran voce chiarezza su programmi, prospettive e alleanze. La piazza le aspetta per poter di nuovo partire verso un nuovo campionato con entusiasmo, con l'auspicio che possa essere almeno meno assurdo di quello chiuso lo scorso 28 maggio. Serata, buon martedì, buon ultimo martedì per questa stagione di Pro Teramo. Abbiamo aperto con la nostra consueta copertina che questa sera è attaccata alla nostra sigla, e perché insomma dovevamo comunque un minimo di spiegazione a chi ci segue da casa, perché la settimana scorsa avevamo promesso, non noi ovviamente, ospite dei nostri studi il presidente del Teramo Luciano Campitelli, per fare un po' un compendio di questa stagione e anche di quella che si aprirà. Bene, il presidente Campitelli ha preferito declinare questo pomeriggio, di fatto a poche ore dalla messa in onda del programma, e ci dispiace perché avremmo voluto fargli delle domande. Evidentemente questo non lo ha ritenuto evidentemente nel palcoscenico nel momento adatto per rispondere. Se vorrà rispondere di qualcosa, probabilmente lo farà nei prossimi giorni, e quando finirà questo silenzio stampa un po' a singhiozzo, verrebbe da dire, però insomma, poi ognuno è libero delle proprie scelte. Vi ringraziamo comunque per averci scelto anche questa sera, per stare insieme a noi questa ultima ora di Pro Teramo di questa stagione, oramai chiusa da un pezzo, e con una nuova che si sta per aprire, con prospettive differenti che vedremo, cercheremo di analizzare. Stasera mi verrebbe da dire che è una trasmissione un po' in famiglia, ecco, mettiamola così, perché mi piace definirla così. Saluto, mentre in questo momento, per chi ci segue in diretta, il Parma sta vincendo contro il Pordenone, la semifinale, una delle due semifinali playoff, e insieme a noi lo ringrazio. Francesco Di Francesco, ciao Francesco, ben ritrovato. Salve a tutti.
Poi saluto e ringrazio con... Che cos'è, ma un compagno? Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera. No, oh. Siccome non c'è il presidente, ho pensato di portare un amico. Una, ah, ok. Una rana, una ranocchia. Ok. Carina, carina però, eh. Sì, sì. Grazie anche ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, non so se te l'ha prestata l'Inter. Eh sì, sì, di ritorno sì. Dall'Al City, ah. Di ritorno sì, dall'Al City. Vabbè. Speriamo che ci rimanga, stavo per dire, però lo penso e l'ho anche detto. Vi ricordo anche che potete interagire con noi al 392-623-7060. Non doveva esserci il presidente Campitelli? Sì, non è venuto perché non sapeva se mettere la maglia del Teramo o quella del Pescara. Scrive qualcuno che si firma 40 su 40. Ecco, poi ovviamente parleremo anche di questo rapporto che qualche polemica... diciamo l'ha quantomeno suscitata perché insomma che si sia arrivati a un punto quasi di rottura con Giorgio Repetto è vero ed è vero in relazione proprio alla scelta dell'allenatore e poi insomma molti di voi già sapranno come sono andate le cose però per chi non dovesse saperlo poi magari facciamo anche un punto della situazione però quello che vi diciamo in questo momento è che probabilmente, visto che Giorgio Repetto si è preso qualche ora per riflettere, in questo momento Giorgio Repetto è vicino a dire sì, è vicino ad accettare l'offerta del Teramo come direttore sportivo, non nella misura in cui aveva già accettato di fatto l'incarico una settimana fa, nella misura in cui ha avuto, pare, alcune rassicurazioni sui criteri che si baseranno, che saranno alla base delle scelte del prossimo Teramo, che era una cosa che evidentemente erano delle questioni che lo avevano turbato particolarmente, tanto da arrivare quasi a mollare il club biancorosso, salvo poi avere un ultimo faccia a faccia stamattina con il presidente Campitelli. Per capire se ci fossero i margini per andare avanti e se ci fossero le condizioni per avviare un progetto insieme. In questo momento, quello che vi diciamo, ma ovviamente possiamo essere smentiti, in questo momento Giorgio Repetto sarebbe propenso ad accettare la proposta del Teramo, ha ricevuto delle rassicurazioni anche sui margini di movimento, perché poi in realtà quello di cui si è sempre lamentato Giorgio Repetto nei giorni scorsi è probabilmente una mancata autonomia nella gestione e nella scelta, nelle scelte tecniche che poi spetteranno proprio al direttore sportivo. Cominciamo. Se si lascia carta bianca a Repetto sono certo che si farà un campionato più che dignitoso. Chiarisco, non sarà proprio carta bianca perché non sarebbe neanche giusto, perché poi un dirigente comunque fa parte di una società e le cose vanno comunque compensate. Però c'erano dei confini che probabilmente, ripeto, voleva mettere prima di dire sì, ok, metto nero su bianco. Francesco, parto da te perché geograficamente sei il più vicino a me questa sera e per chiederti se ho fatto un po' un riassunto giusto di quello che è accaduto in queste ultime ore, ho sbagliato qualcosa? No, i riassunti sono tutti giusti, erano giusti, sono giusto questo, erano giusti quelli della settimana scorsa, quelli di due settimane fa ed è giusto ripetere che quando c'è di mezzo Campitelli, quello che è adesso non lo è un istante dopo. Una volta era, non lo è il giorno dopo, non lo è un'ora dopo. Questo io l'ho detto la settimana scorsa, ribadisco sull'onda anche di già un messaggio arrivato nei confronti di Campitelli, pro Campitelli. Io credo che tutti i benpensanti, tutti quelli che si augurano che il Teramo possa continuare a fare calcio, sono pro Campitelli, io sono tra quelli perché continuo a fare calcio. Non dimentichiamo che 9 anni fa di questi tempi, nel 2008, il calcio
era finito, poi è inutile che ci ripetiamo, quindi sempre grazie, bravo Campitelli, però dopo Campitelli è quello che ti sorprende, che ti spiazza, perché io questa sera la prima domanda me l'ero pure scritta per non dilungarmi. Sì, sì, ma è vero, basta quello lì, nessuno sta criticando, vedi, poi i vari messaggi vanno letti, interpretati e tutto il resto, ci mancherebbe. Ripeto per l'ennesima volta, Campitelli tiene il Teramo in Serie C, che è il palcoscenico più importante calcato nella sua storia, quindi bravo a Campitelli. Poi ci sono tanti altri aspetti che vanno giudicati, siccome sono e vanno analizzati e vanno criticati o accettati. Ci sono i fatti, e i fatti ci dicono che Campitelli aveva fatto tutto con Federico e Palladini, c'era il beneplacito del Pescara, perché se c'è questo accordo di natura economica e tecnica con il Pescara, che verosimilmente senza ombra di smentite è una squadra di categoria superiore, che fa la B e la A, che ha una sua struttura ben definita, e quindi credo che il Teramo ne possa trarre solo vantaggi da questa collaborazione con il Pescara. Quindi c'era anche il beneplacito del Pescara, cioè del presidente Daniele Sebastiani, era tutto pronto per il via, poi di colpo, non lo so se dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, da un momento all'altro, Campitelli cambia tutto, caccia dal cilindro Giorgio Repetto, che va benissimo, perché sulle qualità tecniche di Giorgio Repetto credo che nessuno possa dire nulla, anzi si può dire solo bene, e siamo ad oggi che stiamo ancora aspettando la firma di Repetto, l'annuncio ufficiale, il nuovo allenatore e tutto il resto. Credo che tutto questo va analizzato, va accettato, ma magari anche criticato secondo i punti di vista. Lo vediamo già dai messaggi, ti dice che va bene, ti dice che non va bene. D'altronde non ci dimentichiamo che Campitelli, l'anno che anno era, quello che il martedì eravamo convocati tutti per una conferenza stampa nella quale sarebbe stato presentato Nucifora, e c'era Di Giuseppe in quel momento dentro la società e le cose andavano bene. Campitelli si era il 16 aprile del 2013. Che Dio ti 16 aprile del 2013, anche questo. Era il compleanno di Campitelli, era, quindi. Era il compleanno di Campitelli. Bene, vedete, anche queste storie, quindi Campitelli di tanto in tanto qualche, come vogliamo dire, qualche sortita strana la fa, va bene, e finché continua a fare calcio va bene. Ancora di più, io mi sento, certo, di dire questo, pur non accettando determinate uscite, pur me va bene Repetto, ma andava molto bene anche l'accoppiata Federico Palladini, che magari avrebbero potuto già lavorare per migliorare il Teramo della prossima stagione, per evitare tutte le nefandezze, le scempiaggini, le aberrazioni, i delitti calcistici compiuti in questi ultimi due anni, soprattutto nell'ultima stagione. Questo è un Donato, lo salutiamo, lo ringraziamo perché ha mandato un messaggio bellissimo. Buonasera a tutti, non ho niente da dire. Poi Donato è uno dei, noi intanto lo salutiamo, lo salutiamo davvero. Non lo conosco, però forse i tifosi teramani pensano che il Teramo Calcio debba giocare con il Real Madrid o con il Barcellona, specialisti in contestazione ed ignoranza. Allora, Ania, vengo da te per chiederti un po' la cronaca di queste ultime ore. Sì, anche se ormai mi pare abbastanza già chiaro rispetto a quello che hai detto tu, rispetto a quello che ha detto Francesco. C'è stato un incontro questa mattina con Giorgio Repetto, un incontro che era necessario, visto che comunque la firma non è
a tutt'oggi ancora arrivata per quello che dovrebbe essere. A questo punto andiamo con il condizionale, sì. Il direttore sportivo del Teramo, incontro da cui è uscita una fumata grigia, diciamo, mm-hmm. tendente al bianco, si è preso un po' di tempo il Repetto per dare una risposta definitiva, che dovrebbe essere sì, dopo aver ricevuto alcune rassicurazioni da parte del presidente Campitelli. È un po' particolare questo continuo perder tempo, tra virgolette, perché credo che il Teramo sia un po' in ritardo sui programmi non ancora stilati, oltretutto. Bisognava essere chiari e comunque decisi fin da subito sul direttore sportivo. Bisognava settimana scorsa dare subito seguito a dei contatti con alcuni giocatori della Rosa che non rientrano più nel progetto, e contatti iniziali ci sono stati intrapresi proprio da Repetto, poi si sono fermati perché evidentemente l'ex DG del Pescara ha annusato qualcosa che non gli è piaciuto, per cioè cui che poi si è reso. Alcune scelte fossero già state decise nell'asse Teramo-Pescara, ecco, perché poi altrimenti parliamo ostrogoto, sì. Cioè che molte scelte che il Teramo doveva fare in realtà fossero un... diciamo facessero parte di un asse più grande che comprende anche il Pescara. E in tal senso il messaggio che è arrivato prima, che ipotizzava appunto un Repetto magari non tanto contento di vedere questa partecipazione del Pescara, forse potrebbe essere una lettura adeguata per questi dubbi di quello che dovrebbe essere il futuro DS del Teramo. Dubbi che a questo punto dovrebbero forse essere spariti. C'era forte nelle ultime ore la candidatura di Massimo Epifani per la panchina del Teramo, candidatura che nelle ultime ore insomma sembra essere decaduta definitivamente, con Epifani che sembra diretto verso le giovanili del Pescara, verso la primavera del Pescara. Se dovesse essere davvero Repetto il direttore sportivo, poi di conseguenza, ribadiamo quello che già detto la settimana scorsa, dovrebbe essere il momento poi dell'allenatore. Certo. Dovrebbe essere Asta, però a questo punto... Tanto ti dico che sei sempre molto simpatica nei confronti di Campitelli. Sempre, come sempre. Dovrebbe essere Asta, però a questo punto il punto interrogativo è quanto mai adeguato. Sì, anche perché poi dobbiamo... Se non vi va bene una collaborazione con il Pescara, fatela pure voi con il Castellano. Questo è riferito a questo messaggio ad altri messaggi. Perché penso di sì. Non penso che riferita a noi, perché noi mi sembra che ci siamo espressi in termini diversi. Siamo bellissimi intanto. Meno male. Meno anche male. Perché ho qualche dubbio. Ah, dopo. Agna, tu, giù. No, no, ma dopo guarda, ti faccio. Guarda, abbiamo ripescato anche una foto in cui eri un non po'. Non vogliamo. Non facciamo a capirci. Con il Pescara c'è una collaborazione tecnica ed economica, così come ci sono collaborazioni di questa natura tra tante società, certo, in Italia, ovviamente la società più piccola con la società più grande e meglio organizzata, certo. E quindi mi sembra che non ci sia nulla di strano, e poi non credo che competa a noi se vogliamo entrare nel merito di questo genere di collaborazione. Il nostro dovere, se vogliamo, può essere quello di giudicare come va una partita, di giudicare che cosa è capace di fare. Anche perché, scusami Francesco, ti faccio Scacchioli, che fine ha fatto? È scomparso, sta in società, tra un po' rispondiamo. Visto che tu hai parlato con la porzione tecnica ed economica, perché adesso diciamocela tutta, entro fine giugno il Teramo deve colmare un disavanzo che è una cifra abbastanza importante, e quindi ha non tantissimo tempo per colmarlo. Questo disavanzo da colmare adesso entro il 30 giugno, ma c'è stato quello entro il 30 di aprile, c'è stato quello alla fine di febbraio, ha sempre fatto fronte il certo. Presidente Campitelli, e quindi per quello io all'inizio ho detto grazie che continua a fare calcio, perché il calcio non si fa solo con, anzi prevalentemente non si fa con
le chiacchiere, si fa con, esatto, una volta si diceva con i piccioli, adesso con gli euro o con altre, con qualsiasi tipo di valuta, esatto, ti piaccia. E quindi continuerà a farlo il presidente. Se poi questa ultima tranche per chiudere la stagione arriverà un sostegno di natura economica dal Pescara, sono accordi tra le due società che vanno accettate. E per il, come la penso io, ma dall'altra parte ci possono stare 100 persone su 100 che non la pensano allo stesso modo, punto e a capo. Io devo solo augurarmi che da questo nasca qualcosa di meglio per il Teramo rispetto a quello che c'è stato nell'ultima stagione. È vero che fare peggio di come si è fatto nell'ultima stagione credo che sia... Beh, da chi ne stai primati, voglio dire. Impossibile, impossibile o quasi. Però siccome al peggio non c'è mai, esatto, però io credo che insomma il Teramo sia in grado di dar vita ad una stagione decisamente migliore. Le premesse, ecco, da un punto di vista organizzativo e tecniche ci sono. Quello che lascia, ripeto, se dall'altra parte chi ci sta seguendo vuole capire, quello che lascia a volte perplesso sono determinati momenti operativi, per non dire atteggiamenti, del presidente Campitelli. Semplicemente questo, perché Federico e Palladini, ma potevano invece chiamarsi Federico e Palladini, si potevano chiamare Pasqualino e Palladucci, che è la stessa identica cosa. Non sono stati due dei tanti nomi che circolano qui a Teramo, così come in ogni piazza in questo periodo del calciomercato e della preparazione della nuova stagione. Sono stati due contattati con i quali ci si è seduti a tavolino, dei quali si è parlati con la società che appoggia il Teramo in questa stagione, poi di colpo il colpo teatrale di Campitelli. Andiamo avanti. Ok, Andrea, abbiamo prima introdotto la questione della tempistica. Scusami, sono due entità ben distinte. Prendo spunto chiaro. Il Pescara è una cosa, il Teramo sì, è un'altra. Sì, assolutamente. Abbiamo un po' anche introdotto la questione legata un po' al... cioè questo tira e molla in effetti in questi giorni ha fatto perdere un po' di tempo. La classica... Melina, che però siamo a metà giugno e tra 20 giorni più o meno si parte per il ritiro. È sicuramente così, però io l'auspicio che posso fare per il bene del Teramo è che la scelta sia corretta. Mi sento di dire che la scelta di Repetto è una scelta corretta, però poi sarà il campo a doverlo dire. E per quanto mi riguarda, ci possono stare anche questi 10 giorni di ritardo. Certo, se si va un po' oltre questa settimana comincia a essere fastidioso, perché poi comincia a esserci meno tempo per allestire uno zoccolo duro da far partire per il ritiro. Però ricordiamoci anche che lo scorso anno il direttore sportivo era stato scelto in ampio anticipo. Sì, vero. Probabilmente era fine maggio e già Fabio Lupo era sostanzialmente operativo. Poi sappiamo come è andato a finire. Sappiamo come è andato a finire anche con Bolla. Quindi... non c'è una corresponsione diretta, lo scegli subito automaticamente lo scegli bene. Magari Repetto avrà voluto vederci chiaro su certe cose, magari si sarà voluto prendere qualche ora in più, però se Campitelli è convinto di Repetto, sarebbe bene che Repetto, per il bene del Teramo, risponda sì, perché poi se lui... guarda, se rispondere il no, problema, Andrea, non è che Campitelli è convinto di Repetto, in questo caso è proprio il contrario. Ecco, Repetto appunto, non era convinto perfettamente del progetto Teramo. Infatti ho detto sarebbe bene che lui rispondesse sì, perché se alla fine sarà un no, e poi che fai? Torni su un Federico che è stato evidentemente bypassato dalla scelta di Repetto? Federico verrebbe anche se oramai era fatta con Repetto? Cioè, bisognerebbe rimpostare un discorso di natura tecnica non semplice. Quindi io, per il bene del Teramo, siccome insomma Repetto sulla sua bravura non dobbiamo aggiungere nulla, perché
è risaputa e lo ha fatto vedere anche a Pescara con alcune operazioni particolarmente vantaggiose per il club biancazzurro. Quindi io spero per il Teramo che, ripeto, alla fine si convinca definitivamente, ma si dovrebbe andare verso questa soluzione, perché un eventuale no allora si metterebbe in difficoltà Campitelli e il Teramo. Quindi non mi preoccuperei del fatto che ci sono questi 10 giorni, 2 settimane di ritardo, perché, come ho detto lo scorso anno con Lupo, poi sappiamo come è andata. Quindi se dovesse essere repetto, secondo me sarà una scelta positiva, e ritengo che una volta che sarà sciolto il nodo del direttore sportivo si andrà più o meno in discesa, non perché il lavoro sarà più semplice, ma perché sarà un tassello determinante ai fini di quella chiarezza di cui tu parlavi. Sì. Nella scheda introduttiva. No, che poi in realtà, perdonatemi, scusa, Francesco, ti interrompo. Ha sempre detto il presidente, perché ha detto pubblicamente più volte: il direttore sportivo quest'anno lo sceglie. L'allenatore lo sceglie, il direttore sportivo. Il direttore sportivo, certo, io ci parlerò, l'ho detto a me, ma sì, l'ho detto pubblicamente, che lo dice a me, la gente può anche non credermi, ma l'ho detto pubblicamente, ossia io poi ci parlerò, vedrò, però la scelta da un punto di vista tecnico per l'allenatore sarà fatta dal direttore sportivo. Poi volevo chiudere il discorso, tu accennavi a una, no, lo diceva Francesco, una collaborazione tecnica ed economica. Allora, intanto il fatto di ripianare dei debiti quando ci si accinge a fare una nuova stagione non è un fatto desueto, anzi praticamente riguarda tutte le società. Poi c'è chi deve ripianare di più, chi deve ripianare di meno, però insomma fa parte del gioco, come fa parte del gioco anche una partnership con una società che è più grande di te, che è più solida, certo, di te. Sì, sì. Non ci scordiamo che alcune difficoltà c'erano state anche nell'anno che si è concluso poi con la promozione. Non so se vi ricordate anche la fideiussione di quell'anno, no? Ci furono delle problematiche che furono risolte anche in quel caso con l'intervento di Daniele Sebastiani. Quindi queste partnership fanno parte del gioco, non devono essere viste come un qualcosa di aberrante, tutt'altro, perché poi alla fine se c'è collaborazione è perché, non perché convenga all'uno e l'altro invece fa beneficenza, sono situazioni bionivoche che riguardano l'uno e l'altro, cioè i vantaggi se ci sono, ci sono per l'una e per l'altra parte, e il bene alla fine è il bene primario dell'una e dell'altra società, perché dallo stare bene queste due società evidentemente lo stare bene reciproco crea dei vantaggi all'una e all'altra parte. Ricordiamoci che parliamo di Campitelli e Sebastiani, che sono due persone diverse, ma sono due imprenditori di campo diverso, ma che fanno calcio entrambi, e quindi devono anche trovare le soluzioni, ognuno per la propria parte, che siano le migliori per le rispettive società di calcio che presiedono. Assolutamente. Peraltro ringraziamo, perché ci ha scritto anche un tifoso del Pescara, lo ringraziamo, avanza dei dubbi sul fatto che il Pescara possa essere veramente un traino, forse intendeva dal punto di vista economico, per un'altra società come il Teramo. Però siccome ci hanno scritto della posizione di Gianluca Scacchioli, Ania, chiedo a te, ci chiedono se fa ancora parte della Teramo Calcio. Beh, non sono arrivati comunicati ufficiali per dire che non ne fa più parte, quindi mi attengo alle comunicazioni ufficiali della società, quindi evidentemente è ancora il direttore generale del Teramo, salvo comunicazioni che forse arriveranno, forse no. Va bene, va bene. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ci state scrivendo in tantissimi. Grazie, grazie davvero, perché è l'ultima puntata, perché immagino che sia il 13 giugno e molti di voi sicuramente, giustamente, invece che stare a vedere noi con le nostre, insomma, facce non eccezionali. Perché tutti quelli che si chiamano Antonio stanno a cena fuori, perché oggi è Sant'Antonio. Ah, è vero, auguri, è vero, facciamo gli auguri a tutti, auguri gli mamma. Antonio. Ah, auguri anche mamma. A tua mamma, giustamente. E quindi vi ringraziamo anche per il fatto solo che ci seguiate, insomma, un martedì 13 giugno non è proprio una cosa scontata. Comunque, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo, continuate a scriverci, siete veramente tanti e vi ringraziamo davvero. Ugolotti lo riprenderemo come steward, che gli ascolani hanno paura, non vengono più. A questo punto
dando Ania per scontato, ma scontato noi non lo diamo, ma solo per prudenza, perché è giusto che sia così, che il direttore sportivo sarà Giorgio Repetto, che quindi domani dovrebbe arrivare questa fumata bianca, che oggi è grigia ma tendente al bianco, come hai detto giustamente anche tu, si apre la corsa all'allenatore, che è stata la spina vera, perché mi è caduto il microfono. No, non fa niente, è stata la spina vera degli ultimi giorni, sì. No, anzi forse è stata la spina da vera sempre degli ultimi giorni insieme al direttore sportivo, perché probabilmente, scusi se ti interrompo, sì. Io sono d'accordo col telespettatore che scrive, ma che ve ne frega, dopo stasera, scusami Antonio, sì. Giustamente ci scrive, dopo questa sera non vi voglio più vedere, e hai ragione caro Antonio, anche perché sarebbe anche ora, ti salutiamo tutti, un saluto a Antonio, però di andare in vacanza, esatto, a Teramo, e adesso è uscita, non lo so, guarda, una volta tanto voglio essere critico verso i colleghi, non lo so se è la colpa però è anche degli organi di informazione, e mi spiego perché cosa, e adesso te lo dico, ossia, ma al tifoso che va a vedere la partita e che segue il Teramo da bene, chi ha detto bene quel Teramo? Chi ne frega Scattioli che fa, che non fa e compagnia bene? A Teramo c'è stato un periodo che divenne un problema quando andò via, come si chiamava? Quello della birra, che tiene il nome della birra? Peroni. Bravo! È andato via Peroni. Sembrava che stesse per finire il mondo. Ma come cazzo? Sì, prego. Ma dove? Quando andò? Come dove? No, ma ti vado a riprendere i giornali, sì, ti vado a prendere i giornali, le trasmissioni e tutto il resto, non scherziamo, ma lì il team manager o che cos'era, quello là, non mi ricordo, punta a casa. Ma tu sei sicura di questa, sei sicuro di questa cosa? Sì, caro, sì, sono sicuro, perché ancora non mi ringoglionisco, non mi ricordo le cose. No, ci mancherebbe. Vedi che con il bigliettino? No. Andiamo avanti, va tranquillo, è così. Giustamente ci dicono, parliamo di cose serie, Ania, dove vai al mare? Ad Alba Adriatica. Ok, ad Alba Adriatica. Parliamo anche un po', anche perché siamo insomma a ridosso dell'estate, siamo in piena estate, sono 30 gradi, insomma stare qui a parlare di calcio, peraltro io con la stessa miss sia a novembre che il 13 giugno, so che non ti piace la mia miss con le maniche corciate, però a me purtroppo... Va bene, non mi piace. Però dicevamo, si apre la corsa all'allenatore, sì. Torniamo per un momento seri, per quanto è la nostra possibilità. Sì. Tu hai detto prima che a questo punto Asta riprende quota. Mm-hmm. Perché? Perché al netto delle tirate di Giacca, Francesco ride, so perché, al netto delle tirate di Giacca al patron, dovrebbe essere lui, sì, piace. Ti piace al Repetto? Non è un mistero che piaccia. Piace a qualche amico di Repetto? È sempre piaciuto fin dall'inizio. Può dire la sua, per il bene del Teramo. Cosa? Basta, ho detto, perché piace al Repetto. Perché piace, scusate un prego, momento, si figuri. Perché piace a qualche amico di Repetto che può essere utile al Teramo. Piace dall'inizio, insomma, alla società. Peraltro, diciamo, che ha maturato già una buona esperienza. Sì, in realtà è stato in piazze più o meno grandi, nel senso che è stato a Monza, è stato a Lecce, ma è stato anche a Bassano e a Salò. Quindi ha visto, a Bassano stava andando bene. Ha visto, diciamo, la realtà, vero Andrea, con più pressioni e anche quella con meno pressioni. Sì. Quella con più, da Lecce probabilmente a Salò. Ecco. La cosa positiva di Asta, per quanto mi riguarda, è che non venendo da un paio di stagioni particolarmente positive, ha sicuramente voglia di rivalsa, e siccome Teramo come piazza si è contraddistinta, in particolare nella gestione Campitelli, in particolare fino a 2 anni fa, dalla capacità di rilanciare delle persone, degli allenatori, dei giocatori che si erano un po' persi, Asta ha un po' questo profilo, cioè quello dell'allenatore che deve rilanciarsi, che ha delle qualità e che potrebbe trovare proprio in Teramo l'humus giusto, l'habitat migliore per poter rilanciarsi. Ha fatto bene in particolare a Monza, non ha fatto bene a Lecce, con la Feralpi Salò
ci si aspettava di più, perché noi avevamo individuato, noi un po' tu, non tanto noi giornalisti locali, diciamo abruzzesi, ma chi segue la Lega Pro ad ampio raggio, la Ferrarpisalò era stata individuata come una delle squadre più attrezzate nel girone B, e invece ha faticato, ha avuto sempre una posizione borderline di playoff. Poi c'è stato il cambio in panchina, l'avvento di Serena, le cose sono leggermente, ma neanche tanto, migliorate. Quindi Asta sicuramente ha questa voglia di tornare a essere un allenatore che determina, e quindi a Teramo, ripeto, può trovare l'habitat naturale. Ciò non toglie che anche le altre proposte che abbiamo vagliato nelle puntate precedenti siano proposte importanti, perché Ottavio Palladini mi sembra un ottimo allenatore, già testato in una piazza come San Benedetto, che non solo ti dà molta pressione, ma per lui c'era l'aggravante, da un certo punto di vista, di essere di San Benedetto. Sì. Si dice che Nemo è profeta in patria, però lui lo è stato, e anche più di una volta. Certo. È solo per i capricci del suo ex presidente che ha dovuto a un certo punto lasciare, perché il lavoro fatto, sì, no, di più, due volte l'eccellenza, ha vinto anche la Serie D, anzi sì, la D forse anche in quel caso due volte, perché nel primo caso poi la Samb non si iscrisse. Non si iscrisse, sì, alla Lega Pro. Ha vinto due eccellenze, due D, e quest'anno ha fatto mezza stagione con la San Benettese sempre ai vertici. È uno che ha seguito tutto l'anno il Teramo. No, il Teramo, perché quindi ha il profilo dell'allenatore già testato in una realtà importante, con un presidente che mette pressione. Quindi non è solo Asta un profilo che ci può sembrare, che mi può sembrare ideale, sempre col mio sguardo giornalistico da esterno. Anche Palladini ha un ottimo profilo. Sono due ottimi allenatori, quindi. È uno che conosce la realtà, è uno che già sapeva molto del settore giovanile, è uno che insieme a Federico aveva stilato un programma tecnico-economico che potesse fare per il Teramo, e forse da qui ai prossimi sei mesi o fra un anno di questi tempi qualcuno, mi auguro, che mi saprà spiegare perché Palladini no. Fermo restando, ho capito il ragionamento di Andrea, cioè dice esattamente Palladini ha avuto esattamente le esperienze identiche, più o meno la stessa ambiente che ritroverebbe nel caso in cui venisse a Teramo, certo. Giusto? Cioè, appunto, un presidente comunque, certo, vulcanico, una... No, ma sia lui sia Asta sono allenatori già rodati in ambienti con particolare pressione e che aspettano l'occasione per spiccare definitivamente, certo, il volo come allenatori in ambito professionistico. Quindi sono due profili che mi sembrano ideali per una piazza come quella di Teramo. Assolutamente. Sull'allenatore... E poi la parola finale la diranno, ripeto, il presidente... E chi di dovere. Tra l'altro a me ha fatto anche una Palladini, vabbè, lo conosciamo, ma sì. Asta, ci ho parlato al telefono domenica scorsa per un'intervista, e mi ha fatto anche un'ottima impressione a livello umano, oltre a percepire questa voglia di rivalsa che lui ha appunto dall'esonero dalla Ferrarpisalò, che è arrivato a febbraio. Si percepisce da come parla che ha voglia, insomma, di rimettersi in carreggiata e tornare a combattere, insomma, sui campi da gioco. Chiaro che potrebbe peraltro essere appunto una cosa che potrebbe avere in comune il Teramo. Peraltro, perdonami Ania, ma nei giorni scorsi si è fatto anche qualcosina in più con questo nome, Vincenzo Torrente, che è stato un nome che probabilmente è venuto fuori meno rispetto a quanto il Teramo ci abbia parlato. Spesso, sì, magari con alcuni una società non ci parla e invece esce su tutti gli organi di stampa. Invece con Torrente ha parlato... È il caso di Asta, che non ci sono ancora stati contatti diretti. Esatto, per esempio Asta, sì, non ci sono ancora stati contatti diretti e se ne è parlato tantissimo. Con Torrente il Teramo ha parlato, sì, ed è uscito poco. In quel caso però, da quello che abbiamo capito, Ania, correggimi se sbaglio, forse il problema sta nell'ingaggio. Esatto. Forse... No, io toglierei il forse. Vabbè, io volevo essere un po' Era stato un forse educato, ecco. Fermo restando che anche Torrente, per il curriculum e anche per quest'anno con il Vicenza, offre le migliori garanzie, sì, sì, quelle garanzie che non offriva l'anno scorso. Però scusami, non c'è coerenza, cioè
se parliamo di Asta, parliamo di Palladini, parliamo anche di Epifani, che invece a lui manca l'esperienza del campionato professionistico in una piazza di grande pressione, ma ci può stare, perché sono degli allenatori che hanno bisogno di emergere e quindi non ti chiedono tanto. Ma uno come Torrente, che ha allenato anche in categoria superiore per più di un anno, è chiaro che se scendi in Lega Pro ti spara una cifra importante. Attenzione. Quindi io non vedo molta coerenza qui nell'andare appresso a uno come Torrente. Aggiungo che la prima richiesta di Torrente è stata abbastanza elevata, tanto per farci capire siamo sopra ai 100.000 euro. Quando hanno parlato, per quello che risulta a me, la seconda volta o la terza volta che si sono incontrati, Torrente ha fatto un passo indietro, anzi io direi anche due passi indietro, a conferma della volontà di venire a Terni. Certo, sempre un ingaggio elevato per quelle che forse quest'anno sono le disponibilità della società a pagare un allenatore, anche perché dopo che hanno i soldi a Zauri, i soldi a Nofri e cose a Ugolotti, ci prendevamo due Torrenti che allora faccio biennati, un fiume più non solo una dotazione diciamo economica per quanto riguarda quello che può essere lo stipendio o comunque quello che deve prendere Torrente, ma uno come Torrente è un allenatore che ha il profilo giusto, come invece sarebbe per gli altri che abbiamo citato, allenare in una stagione dove il Teramo ha bisogno di ringiovanire e ha bisogno di fare un campionato di transizione, perché gli sforzi economici fatti gli altri anni sono stati notevoli e quindi c'è bisogno ora di respirare. È Torrente un profilo adatto per allenare un tipo di squadra che deve avere una media molto bassa in termini di età? A mio avviso no. Secondo me sì, perché poi non è detto che se tu parti con un, chiamiamolo, profilo basso, per usare i tuoi stessi termini, le tue stesse parole, con un profilo basso, sia con, magari con una squadra dove i giovani sono più dei giocatori esperti e tutto il resto, non ci dilunghiamo, non è detto che poi non possa venire fuori, magari con un allenatore bravo, una stagione a buoni livelli. Certo, non da riuscire magari a vincere il campionato, ma la storia del calcio a tutti i livelli ci insegna, soprattutto a questi livelli, che non, se sei bravo nel saper scegliere e l'allenatore e poi i giocatori, inserirli, mischiarli in modo giusto, il giocatore esperto, il giocatore meno esperto, perché non è detto che un giocatore che ha 28 anni debba essere necessariamente, solo perché ha 28 anni, più esperto di uno di 23 o 24 anni che magari ha maturato esperienze su piazze importanti e quindi giovane. Con l'inserimento di giovani del vivaio non è detto che non possa nascere una squadra. Questo è un bel profilo, Paolo Indiani. Paolo Indiani. Per lui non è più di primo pelo, però è uno che con i giovani ci ha saputo fare e le sue squadre tendenzialmente giocano anche un bel calcio. Andrea, tu hai detto con i giovani ci sa fare. Appunto, quello che quando io ti parlo di un... Grazie, intanto buona estate a te. Ah, Andrea Pescava, ma questo era compito tuo organizzare l'incontro con Andrea. Però Roberto è in vacanza oramai. Roberto è in vacanza, quando torna magari troviamo un luogo in comune dove... Fine agosto, primi di settembre. Se no a maggio di un altro anno quando... Esatto. Prendono coraggio. Se parliamo di fare economia, ma mi pare che sia ancora dipendente del Teramo. Lo detto ancora? Questi giorni comunque si sta cercando. Non lo so, lo faranno. Comunque di alleggerire. Comunque sta di fatto che fa parte di quello stallo. Prendi un allenatore, l'ho detto tante volte, allenatore sorgente, tutti riesci che un'altra come deve pagare perché lo porto in Serie C e Campitelli gli ha fatto il biennale. Intanto qualcuno lo vuole a basto Campitelli. I colori non cambierebbero, sempre biancorossi. Però stavo dicendo, Andrea, tu dicevi sa lavorare con i giovani, riferendoti ad Indiani, anche ad altri e tutto quanto. Perché, che ne pensate di Stefano Vecchi? Stefano Vecchi ha appena vinto il campionato primavera. Cioè, ci vuole anche una logica nel fare i nomi. Cioè, Stefano Vecchi ha appena vinto il campionato primavera con l'Inter. Non credo che guarderebbe qui, insomma, a Teramo. Vecchi potrebbe andare bene per una buona B.
come grosso che... E ha firmato a Bari. Il genero... Che il genero? Di Giorgio Remetto, peraltro. Speriamo che sia periodo di firme per la famiglia. Sì. Perché... Chi è che ha firmato a Bari? Fabio Grosso. Ah, sì. Ed era allenatore della primavera di Juventus, voglio dire, allenatore di una primavera di Serie A importante... È difficile, per non dire impossibile, che accetti una cosa. Come Baroni, che in uscita dalla Juventus andò a Lanciano. Sì, problema. Però... Una B, comunque, è difficile che si scenda... Cioè, ma poi comunque vecchia anche delle panchine. Ma non è di nostra competenza. La nostra competenza è vedere che fanno e poi giudicare con... Poi è chiaro se... è chiaro se Sbite è buono Stefano Vecchi. Certamente è buono, voglio dire. Ma... come ce ne sono tanti altri, però da qui a dire... Nel senso che non è plausibile vederlo in Lega Pro. Esatto, non è un nome plausibile. Fatemi tornare a bomba. I giovani, lavorare con i giovani, perché quest'anno, chiedo ad Agnes e poi a Andrea, l'obiettivo principale, e noi settimana scorsa avevamo fatto vedere anche un grafico, sarà inevitabilmente l'abbassamento dei costi. Vero? Beh sì, è il diktat credo sul quale si muoverà il Teramo da quando inizierà, da quando arriverà l'ufficialità insomma del direttore sportivo in avanti, perché nelle ultime due stagioni non è un mistero, si è speso tanto e si è raccolto molto poco, ci sono dei contratti pluriennali ancora da capire che fine faranno, da parlare con i giocatori, quelli che non rientrano nei progetti vanno messi a tavolino e con loro va trovato un accordo che deve essere per forza di cose economico, se ci sono degli accordi pluriennali, una sorta di incentivo all'esodo. Sono ulteriori costi su costi che ci sono stati e quindi di conseguenza puntare sui giovani credo che sia una scelta obbligata. Poi questo non vuol dire puntare a prescindere sulla salvezza o su giovani magari buttati là perché vengono dati a prescindere, quindi magari messi in rosa. Saper scegliere comunque anche dei giovani di prospetto interessanti che possono fare al caso del Teramo, magari anche in un futuro, non solo per la prossima stagione, credo che sia la scelta più adeguata, sia per le casse societarie, sia insomma per quella sorta di ricostruzione che dovrebbe esserci in questa stagione. Anche perché Andrea, abbiamo detto, in questi ultimi due anni probabilmente non che non si sia speso, e di questo va dato atto alla Teramo Calcio, probabilmente quello che è mancato e forse quello che ha... Si è speso molto e male. Forse quello che ha insospettito anche Giorgio Repetto per chiedere un incontro chiarificatore è anche come decidiamo, è anche questo. Beh, su questa linea però penso che c'è la necessità di andare compatti. Perché... Ecco, scusami Andrea, altro nome, ma signori miei. Vabbè, ma ora, magari Mourinho per provocare. Però su questa linea penso che bisogna essere piuttosto coerenti e compatti, non c'è altra strada. Il Teramo deve rientrare delle spese fatte enormi in questi due anni, infruttuose. Nel primo anno frutto di un accecamento dovuto a quanto avvenuto nel corso dell'estate, lo scorso anno invece si è progettata male da parte di tutte le componenti la squadra. Ora questo poi ha generato ulteriori costi per rimettere a posto la squadra con tutti questi allenatori, direttori sportivi, una rosa extra large. Una cosa ancora... possiamo dire, quindi cioè, l'anno prossimo comunque sarà... quasi certamente non un campionato a vincere. Ecco, questo lo possiamo dire. Beh, ma io penso che non si possa minare. Ma il Teramo un campionato a vincere? No, aspetta! Non aveva fatto la squadra a vincere nemmeno l'anno di che poi l'abbiamo vinto. Sì. Non scherziamo, eh. Il Teramo non ha la forza economica e la struttura societaria ed economica per dire... No, lo sai perché? Lo sai perché te lo dico? Per vincere un campionato. Sai perché? Una squadra... Sai perché lo dico? Perché e poi magari Campitelli ha detto comunque il mio sogno rimane quello di andare in Serie B. Ecco, bene, vabbè, non sarà nei programmi 2017-2018. Esatto. Poi se arriverà come è arrivato nel 2014-2015, va bene. Parliamo sia dei giovani del Teramo che magari conosciamo e anche dei giovani del Pescara. Il sogno se si avvererà, si avvererà dopo aver tolto tutte le scorie di quanto accaduto due anni fa.
E siccome questi costi si stanno ripercuotendo, tutto quanto si è speso si sta ripercuotendo, ora va fatto un reset tecnico e vanno depurati buona parte di questi costi. Una volta che avverrà questo, probabilmente si creeranno i presupposti, e tra questi presupposti ci sarà anche una stagione come la prossima, che è una stagione nella quale la squadra deve partire con la salvezza come obiettivo di riferimento, cercando di proporre un calcio anche sbarazzino che riavvicini ulteriormente i tifosi al campo, perché i tifosi si possano divertire nel vedere giocare la squadra, soffrire anche, ottenere la salvezza. E poi, siccome questi playoff nel nuovo formato varato quest'anno permettono la post season anche a chi arriva al decimo posto, se ottieni una bella salvezza anche in anticipo, magari fai anche i playoff. Certo, oppure come quest'anno devi soffrire fino all'ultima giornata, oppure fino all'ultimo minuto del playoff. Sì, speriamo di no, però ci può stare anche questo. Bisogna però sapere che i programmi non saranno programmi ambiziosi per la prossima stagione, ma sono programmi per una salvezza il più possibile tranquilla, che magari nelle ipotesi migliori può darti anche quel decimo posto, nono posto, sì, che ti fanno fare anche i playoff. Quello deve essere, diciamo, un po' il massimo. Oh, io, Andrea, scusami, poi voglio un parere perché siamo quasi in chiusura, e quindi a compendio di questa trasmissione e poi di questo ciclo di trasmissioni riprendo una tua frase per non contraddirti, però giusto per fare un'analisi a tutto tondo. Tu hai detto il Teramo potrà provare a tornare a vincere quando avrà tolto le scorie di 2 anni fa. Io la vedo diversamente, non so se siete d'accordo Francesco e Ania. Io penso che le scorie di 2 anni fa oramai non c'entrino più niente quando avrà tolto le scorie di queste 2 annate disastrose. Che è diverso il riferimento a 2 anni fa, sono d'accordo. È vero. Sono d'accordo. Cioè, oggi tu non riesci a fare un programma perché hai una squadra che costa un boato. Esatto, ma perché è arrivata questa squadra che costa un boato? Però non possiamo dare sempre, perdonami, ti spiego meglio. Possiamo dire ogni volta tornare al peccato originale, perché altrimenti daremo un alibi assurdo. No, si è provato a spendere tanto per tornarci subito. Invece Campidelli forse ha capito in ritardo che il grande successo si costruisce nel tempo, e quindi siccome lui ha nel primo caso confermato quasi tutta la rosa tranne gli attaccanti che sono andati via purtroppo, ha cercato di rivincere il campionato, pensava di poterlo rivincere, e quest'anno ha speso pensando di fare un campionato comunque d'avanguardia e non ci è riuscito, ha capito che c'è bisogno di programmare per arrivare step by step a quel risultato, oltre a essere ora una necessità di natura prettamente finanziaria, perché i costi al momento non sono più sostenibili se ripetuti anche nei prossimi anni. Quindi per queste necessità, quindi non si può vincere subito, bisogna farlo step by step, e questi costi non sono sostenibili, si deve resettare da un punto di vista economico e delle scelte tecniche per poter riarrivare a quell'obiettivo nel tempo, in 2, 3, 4 anni. Se Campidelli avrà la forza comunque di restare al Teramo per tutti questi anni, perché il prossimo sarà il decimo anno e comincia a essere un ciclo piuttosto lungo per un presidente, quindi ci saranno anche delle riflessioni da fare per quanto gli riguarda, se lui se la sentirà anche a livello di stress di portare avanti questa sua presidenza per un numero di anni che è così ampio. Sì. Abbiamo concluso. Abbiamo fatto un compendio giusto, Ania? Direi proprio di sì. Basta alibi di 2 anni fa. Ma io credo che gli alibi di 2 anni fa siano terminati. Credo che, come diceva Andrea... E io credo invece che qualcuno ci marci un po' ancora. Cioè, le cose non vanno bene, ma sapete 2 anni fa cosa ci è successo? Forse qualcuno, ma credo che il sentimento che prevalga in questo momento sia il fatto di mettersi alle spalle. Guarda, che lo sceriffo, e gli faccio i complimenti, io non lo so il budget, caro sceriffo, come lo sai, perché non lo sappiamo neanche noi. Fino a 10 giorni fa
Però era nettamente lontano, sì, caro sceriffo, non ci allora, sei andato. Diciamo che fino a 10 giorni fa era nettamente inferiore il budget. Diciamo, lo possiamo quantificare anche di 400-500 mila euro in meno rispetto a 1,7 milioni. Proprio per il discorso di rientrare con determinati costi. Adesso bisognerà vedere che succede. Ah, scusa, ti ho interrotto. Può darsi pure che Repetto e chi lavorerà con lui saranno talmente bravi da spendere ancora di meno. Ti ho interrotto e poi giustamente mi tirano le orecchie, quindi ti faccio completare il discorso. Dicevo che il sentimento che prevale, secondo me, è il fatto di mettersi alle spalle, o almeno provarci, quella che è stata la stagione che si è conclusa da poco. Però non imparare dai propri errori, mi ricordo che lo dissi anche tempo fa, è il primo passo per ricommetterli di nuovo. E in questo momento non mi pare che si sia tanto imparato da quello che è successo, insomma, in queste due ultime stagioni, per alcune scelte che si stanno compiendo, o forse meglio non compiendo. Magari prossimamente, nelle prossime settimane, arriverà un taglio netto, un cambiamento netto rispetto ad alcune vicende, e magari veramente si potrà voltare pagina. Ecco. Forse dissi sempre qui tempo fa che c'è bisogno di aprire a volte un po' le finestre per far cambiare l'aria. Non so se queste finestre sono ancora state aperte. Buona vacanza a tutti, ciao Paolo. Buona vacanza a tutti. Mo ci vuole un quarto d'ora per salutare? Eh sì, certo. Grazie Giovanni, grazie Andrea. Scusa, com'è? Grazie. Per sto scherzare. Siamo ormai in clima. Ma sì, in clima vacanziero. Se non si cambia la testa, gli sbagli sono sempre gli stessi. Va bene. Siamo in chiusura, davvero. Io saluto Francesco. Ciao Francesco. Saluti a te e sempre Forza Teramo. A compendio di quest'anno, grazie anche ad Ania. Grazie. Ciao Ania. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi quest'anno, averci raccontato il Teramo. Grazie anche ad Andrea Costantini. Grazie Andrea. Grazie. Lo vedo un po' rabbuiato. Forza Teramo, un po' contrito. No. Se arriva Repetto, l'allenatore sarà Montani. No. Almeno non ci risulta. Almeno alle 22.02. Alle 22.02.54. No, per adesso. 58. Chiudiamo questo ciclo di trasmissioni che è dedicato al Teramo e al secondo anno. Esperienza partita l'anno scorso è dedicata solo e esclusivamente al Teramo. Che ha visto 40 puntate quest'anno e non mi ricordo, forse l'anno scorso più o meno, forse qualcuno in meno perché non c'era il play-out. Insieme alla trasmissione di approfondimento quest'anno pensiamo di avervi raccontato anche domenicalmente, anche durante la settimana, il Teramo come meglio abbiamo potuto. Poi sicuramente avremmo sbagliato tantissimo e continueremo a farlo, ma probabilmente noi siamo i primi di testa dura. Però insomma, ci sarebbe piaciuto concluderla con il presidente Campitelli. Che oggi pomeriggio ci ha fatto sapere tramite terzi, tramite l'ufficio stampa, che non sarebbe venuto. Ci dispiace perché il progetto legato al Teramo di questa televisione consta anche di sacrifici economici, sacrifici di chilometri, trasferte e quant'altro. Durante la settimana e domenicalmente, e anche il sacrificio di chi lavora a questa trasmissione, non io, ma c'è anche la componente tecnica che ci lavora. Che vi posso dire? Speriamo di concludere l'anno prossimo in maniera per voi differente, ringraziandovi perché siete stati davvero tantissimi, perché nel corso degli anni, poi nel corso di quest'anno, con molti di voi che ci seguono, ci siamo anche conosciuti in maniera più approfondita. Quindi vuol dire che il progetto è giusto, la direzione è giusta, la strada è giusta. Proteramo finisce qua questa sera, noi chiudiamo i battenti, non ci sarà un'altra puntata, ci rivediamo quando, speriamo, il Teramo tornerà in campo, quindi
a sul finire del mese di agosto. Di agosto. Buone vacanze a tutti, arrivederci. Buone vacanze a tutti, grazie a tutti, è stato un piacere, ci vediamo dopo le vacanze, buone vacanze. E sempre Forza Teramo, sempre.